Sì, io sono la presidente di una commissione formata da un critico d'arte, appunto la sottoscritta, poi un artista di arti visive, una docente delle accademie, e un responsabile del Ministero dei Beni Culturali e un altro del Comune di Roma. E oggi siamo qui per la prima prova importante, diciamo, per le idoneità per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative in zone della città di Roma capitale, della città di Roma. E oggi sono alcune persone che sono venute qui a investire sul loro futuro, anche se l'età devo dire che è abbastanza alta, e questo mi ha un po' stupita. E sono venute qui e stanno appunto realizzando una prova pratica. È stato dato loro del materiale dal quale hanno preso spunto e liberamente dovranno realizzare delle loro opere d'arte che poi la commissione valuterà. Ovviamente tutto quanto in forma anonima, per cui noi non sappiamo il nome della persona che sta realizzando il lavoro, ma avranno un codice che corrisponde appunto al nome della persona e all'opera che verrà realizzata. Sono un artista, siamo una sessantina adesso. Stiamo facendo questa prova molto bella, interessante, perché ci danno una foto in bianco e nero e poi noi possiamo sviluppare la nostra creatività disegnando o dipingendo quella foto a modo nostro, con la tecnica nostra. No, l'artista di strada è fondamentale perché la strada ti aiuta a che la tua pittura arrivi a tutti distintamente, non è che va direttamente alla casa di una persona, sino la gente vede la tua opera e diventa una persona culta anche su questo fatto, perché l'arte deve essere per tutti, non per pochi. Volevo chiederle, anche lei ha partecipato al concorso? Sì, ecco, il mio drink preferito. Lei è un artista? Dicano così. Da dove viene? Io di origine sono dalla Siria, addirittura. Sono 43 anni che sto a Roma, ho studiato, vivo qua. Io ci lavoro a casa, nello studio, nelle cose, e poi diciamo, vorrei essere artista di strada. Cosa vuol dire per lei artista di strada? Strada che... invece di venire dal gallerista o dal posto chiuso, portare la tua arte a tutto il pubblico, quello piccolo, grande, chi interessa, non interessa, almeno passando vede. Loro ci stanno mettendo moltissimo impegno, sono qui per 3 ore, le ho viste dall'inizio, anche c'è stata molta tensione, erano molto emotivamente presi, pur avendo appunto un'età avanzata.